Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi Book of Demons, ovvero il libro dei demoni, un dungeon crawler di natura indie molto molto interessante che secondo me potrebbe stuzzicare l'interesse di parecchi di voi, per cui non perderai tempo, mi butterai subito nel vivo dell'azione facendo replay dell'intro che mi è partito per sbaglio prima di iniziare il video, per cui partiamo. Ah, the Book of Demons. A truly grim story in our collection, not for the faint of heart. A wandering hero returns home, only to find everything different than remembered. A horrendous evil rose from the depths of hell, devoured the brave and poisoned the living with despair. For in the depths of a place once holy, a dark ritual is concluded. Poi vi dico tutto, eh? The ultimate evil has awoken. Adventure. Darkness. Horrors. All of these await below. Good luck. Bene. Allora, praticamente la storia è questa. Un eroe torna a casa dopo un lungo viaggio e trova tutto completamente cambiato. Il motivo? Una forza oscura che si è risvegliata qui, in lontananza, a causa di un rituale occulto che ha, diciamo, contaminato tutto ciò che circonda questo luogo, per cui il nostro compito, immagino, sarà quello di scendere nelle profondità e ricacciare negli inferi qualsiasi cosa si sia svegliata. Allora, io direi che dobbiamo fare il personaggio. No. Slot empty? No, abbiamo, dunque, il guerriero è sbloccato, poi ci sarebbe l'arciere che è bloccato, il rogue e poi il mago che è anch'esso bloccato, per cui... Ah no, in arrivo, ok. Parliamo di un indie in early access, per cui chiaramente c'è ancora da fare. Però, intanto, vediamoci il guerriero e scopriamo un po' come andrà. Dunque, qua dice: grazie per aver partecipato all'early access di Book of Demons. Ricordati, vabbè, le classiche cose che si dicono negli early access. Allora, nome del personaggio. Chiamiamolo Falco. Non ci sbagliamo. Io Daredevil ignoro cosa sia. Ah no, ce lo dice. Dunque, i personaggi Daredevil sono visibili nell'Hall of Fame, ma quando muoiono è una morte permanente che ti costringe a ricominciare da capo. No, il permadeath anche no. Almeno per ora. Sì. Is that really you? I'm so happy to see you after all this time. It seems like it's been ages since you left our town. I just wish we weren't meeting under such dire circumstances. Ah, lei è una vecchia amica del nostro personaggio. It was peaceful. But now, the town is disturbed by a demonic presence that's spreading throughout the land. Most of our friends are gone. Some people fled. Some took their own lives. Some have just vanished. Those who stayed have lost their minds or are too frightened to leave their houses. I'm doing my best to keep everyone's spirits up. But the truth is, we won't survive for long without help. Just don't tell anybody I said that. Ha finito? You no. You must have lots of questions, but I don't have many answers. Talk to the sage if you want to know more. He might be able to help you. Posso? Grazie. Allora, apparentemente dice che la maggior parte delle persone sono scappate, questa presenza demoniaca si sta diffondendo, molti sono scappati, alcuni hanno perso la vita, alcuni sono scomparsi e quelli che sono rimasti hanno perso la testa o sono troppo spaventati per andarsene da casa. Ha detto di parlare con il saggio, che lei è l'unica che cerca di ravvivare un po' lo spirito generale, non voglio sapere come, ma dice che non sopravviveremo a lungo senza aiuto. Anche se non vuole che si dica a nessuno. Comunque andiamo da sto saggio e vediamo un po'. Chiave dorata 10k, non ce la possiamo permettere.
i gossip li lasciamo eventualmente a un seguito di questo video. Il saggio è apparso dal nulla, perfetto. Your arrival brings hope to my old heart. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. I've seen plenty of evils in my travels, but this makes my journey through the dragon wastes look like a walk in the park. Everything started with the disappearance of our bishop. I fear he has been dragged into the catacombs deep below the church. I do not know what caused such desecration of that holy place. That enigma is yet to be solved. And you are the only one who can do it. Just remember to be careful. Few who have ventured into the dark made their way back. And those who did were no longer alive. Bene, il saggio ci prega di non andarcene praticamente, perché c'è qualcosa che si nasconde nelle profondità della cattedrale, dove hanno portato tra l'altro l'uomo di chiesa, diciamo, della zona, per cui il nostro obiettivo sarà andarlo a recuperare fondamentalmente, ed è esattamente ciò che cercheremo di fare. Allora, con 2K si sblocca un altro card slot, ovvero un altro slot qui, ma ignoro a cosa serva per il momento questo slot, per cui lo scopriremo più avanti. Tocca andare alla cattedrale, bene. Quest 1, il cuoco. Bene. Ma noi cominciamo ancora più giù. L'antipapa, quest 2. Poi c'è l'inferno. E c'è lui, bene, che gioca con le paperelle demoniache. Bene. Arrivaci. Come si suol dire. Allora. Vediamo cosa succede. Ah, ecco. Aiuto! Non m'ero accorto che ci fosse una specie di... Mamma mia, il delirio mi arriva in fondo. No, no, non voglio uscire. Fammi tornare dentro. Vabbè, cominciamo, forza. Non dobbiamo aver paura. Allora, sono la spada che divide l'oscurità. Bene. Sembra un po' Diablo per certi versi, ma con... ma fatto di cartone. Bene, movimento, vabbè, qua ci sta dicendo clicca per muoverti, e agli incroci il personaggio si fermerà in automatico. Bene, tipo qua. Puoi interagire con gli oggetti nel raggio d'azione della luce. Vabbè. Qua non c'è nulla. C'è un qualcosa che si muove, io lo sto attaccando sebbene non lo stia vedendo. Allora, clicca per scegliere un bersaglio e il tuo personaggio attaccherà in automatico. L'autoattacco è lento, ogni colpo danneggia un cuore. Tieni premuto o clicca su un bersaglio per attaccarlo più velocemente. Quando è impegnato con un mostro, tieni premuto su un altro luogo, vabbè. Ah, ecco, per fuggire dai mostri, vabbè, fondamentalmente dobbiamo sfuggire. Ah, ecco, tenendo premuto, appunto, siamo molto più veloci. Bene. Io mi sono già innamorato. Dunque, le icone in alto rappresentano i punti di interesse su questo livello. Quest'icona viene rivelata quando ci stai vicino, fondamentalmente. Ok. Ah, abbiamo dato una carta. Mighty Blow. Allora, il Mighty Blow infligge un danno enorme e stordisce il bersaglio. Richiede un bersaglio. Vabbè, equipaggiamo. Bene, vedi le tue carte premendo I o usando il bottone in basso a sinistra. L'angolo in basso a destra, scusate. Riposiziona le carte tra gli slot. Vabbè. Quindi fondamentalmente ci servono queste carte, sono le nostre abilità. Come l'attivo io? Col tasto 1? Level 1. Vabbè, proviamo. Che carinissimo, non avrei mai pensato che... Che dice il tutorial?
Vabbè, i punti vita sono questi qui, se li perdi morirai. Non si rigenerano, ci servono delle fontane o delle carte per recuperare la vitalità. Ma possiamo sempre tornare in città, andare da Lille per farci curare gratis. Vabbè, il classico. La classica. Il classico cliché, insomma, di. Comunque, anche sta fontana mi ricorda un casino diablo. Vai, 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 vai. Che cos'è? Ah, un punto mana. Ma si rompono. Ogni volta che trovi un punto level up, vabbè. Ah, ecco, ogni volta che aumenti di un livello il mana o la vitalità, il punto opposto va nel calderone. Ah, ecco, ok. Praticamente ogni volta che... Scusate, ma un attimino, che non era molto chiaro. Cioè, se noi scegliamo un punto mana, per esempio, il punto vitalità va nel calderone. Per raccogliere i contenuti del calderone dobbiamo andare dalla tipa in città e in pratica lei farà qualcosa. Non è ben chiaro questo aspetto, vabbè. Poi lo capiremo andando avanti. Intanto, vabbè, è inutile che mi curo, tanto sto al massimo. È particolarissimo comunque. Ah, ci stanno nuove voci in città. Varrà la pena approfondire. Abbiamo livellato, allora. Uccidi i nemici e guadagna punti esperienza per livellare. Ogni volta che livelli, tutti i mostri perderanno un cuore. Ogni livello ti dà un punto che può essere aggiunto a vitalità o mana. Va bene. Io direi vitalità. Sinceramente. Allora, qua dice, vabbè, investi sul cuore per permettere di resistere a più danni, più mana per maggiore abilità, oppure il calderone, dopo che hai fatto una scelta, il punto del tipo opposto va nel calderone, che è quello che stavamo cercando di capire prima, vabbè. Ok. I can see that the sanctity of this place has been fouled. Posso vedere che la santità di questo luogo è stata compromessa. Vabbè, andiamo a vedere. Livello 2. Cioè, piano 2, più che livello. Oh, allora. Si diceva. Oric il veloce. E chi... Dunque, boss fight. I boss sono difficili da abbattere. Ciascuno di essi ha vite multiple. Più vite un boss possiede, migliori saranno i drop che lascerà cadere quando morirà. Tutte le vite del boss sono indicate nella barra boss. Prima di ogni vita il boss è immune. Si sta preparando un attacco speciale e non può essere fermato. Ok. Chiaro. Sarà tostissimo, credo. Meccaniche zombie. Zombie e altri mostri hanno i cuori avvelenati. Al momento della morte esploderanno con una onda d'urto che avvelenerà tutto ciò nel loro raggio d'azione. Gli zombie non possono essere avvelenati, devono essere al contrario curati. Va bene. La meccanica è chiara. Però non ho subito danni, incredibilmente. Si sta preparando un attacco speciale, io fuggo. Ah, ecco, il suo attacco speciale è far rinascere gente. Aiuto! Ok, non abbiamo più niente da poter fare. C'è rimasto? Sì. Oh. Abbiamo rilivellato. Io andrei sempre sulla vita, visto che abbiamo un guerriero. Altra carta. No, è una pozione. È un per uno. Per cui equipaggiamo. Non che ci sia sto granché. Dunque, esplorazione. Nota le tracce che lasci quando cammini.
mostrano la direzione da cui sei venuto e i posti che hai già visitato. Le impronte dorate dimostrano, cioè indicano che un corridoio è stato completamente visitato, mentre quelle nere parzialmente visitato. Se non ci sono tracce, vabbè, vuol dire che non ci sei stato, chiaro. Ah, altra pozione. Bene. Che devo dire, molto semplice come concept. Però, cavolo, funziona. Sono quelle classiche situazioni in cui è un gioco molto semplice che chiaramente attinge alla tradizione di questi dungeon crawler classici, come appunto poteva essere il primo Diablo. Però lo fa in maniera veramente carina, vuoi per lo stile grafico, vuoi per le meccaniche un pochino reinterpretate, non lo so, mi incuriosisce parecchio. E mi intriga anche... Via via. Intanto abbiamo già trovato una discreta quantità di denaro, siamo a 800 monete. Livello ripulito. Bene, possiamo scendere. Anzi, io tornerei un attimino. No, vabbè, scendiamo un'ultima volta, dai. Dunque, stai per lasciare questa parte del dungeon. Sei sicuro che vuoi procedere più in profondità adesso? No, allora no. Torniamo in città. Beh, io ragazzi direi a questo punto che potremmo anche interromperlo qua. Lo scopriamo per il momento dopo aver parlato con questa signora. Greetings, traveler. People call me the fortune teller. I'm pleased to see there are souls courageous enough to visit a place like this and stay. In truth, I came here recently myself, as I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely barmaid I'm tutoring. Believe me when I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assistance. The townsfolk are good, but simple people, and know little about the arcane. That sage may be an exception, but his wit, not to mention his social skills, are clearly dulled by age. We're all lucky that cranky old men tend to be harmless. Dunque, questa è una cartomante che è dovuta fuggire dalla città, insomma, dalla capitale, per ragioni che non ci vuole raccontare, ma molto ambigue. Possiede abilità arcane e sarà interessante capire cosa potrà fare per noi. Poi torniamo dalla tipa. I've been busy too while you were away. The fortune teller is teaching me her craft, and I don't mean her skill with guards. It's called prize brewing. And it's the art of producing powerful magical elixirs that someone like you should find useful. All you need to do is collect the ingredients. I'll take care of the rest. Now, this is the magical stuff I'm talking about. So there are some rules. First, the more ingredients I mix, the greater the potion's power will be. Second, you can drink it and enjoy a little magic anytime you want. But the process will get more expensive each time. Third, if monsters slay you in the dungeons, the potion will weaken. It's because I'm making them just for you, so they have to be magically linked to your essence. Allora, il concetto del calderone di cui parlavamo prima è questo. Ogni volta che livelliamo, il punto opposto a quello utilizzato finisce nel calderone. Praticamente, più punti vengono raccolti in questo calderone prima dell'utilizzo e maggiore sarà la potenza della pozione che si potrà creare attraverso questo calderone. L'utilizzo della pozione ottenuta dal calderone ha un costo. Il costo aumenta ogni qualvolta utilizziamo questa pozione. E terza cosa, se moriamo prima di aver sfruttato la pozione, perde di efficacia, per cui dovremmo stare attenti a usarla solamente in caso di necessità. Vediamo di che si tratta. Allora, il calderone magico, la magia nel calderone aumenta ogni volta che trovi un ingrediente e il costo è di 500 monete per no vabbè, ci stavi dicendo la stessa pappardella di prima. Vabbè, proviamo, vediamo che succede. Allora, vuoi raccogliere il premio del calderone o aspettare ancora di più e rischiare di perdere il bonus? Ogni volta che raccogli un premio, il prezzo del calderone aumenta.
Vabbè, abbiamo capito. Voglio vedere sta cosa. Ah, vabbè, ci ha semplicemente dato i punti che avevamo speso in vitalità. Ce li ha semplicemente dati per il mana. Vabbè, come non detto. E quindi la prossima volta semmai aspetteremo un bel po'. Prima di approfittarne, io voglio rivedere sta cartomante. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative to clunky weaponry and verbose spellcasting. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Can you imagine not so long ago those people traded with a local blacksmith? This is so Middle Ages. No wonder he went bankrupt. But let's get back to business. Cards are universal magical items which can manifest properties of weapons, spells, and other artifacts. Some consume magical essence once used, but they can be recharged using objects found in the dungeons or with my help at a reasonable price. Just like with playing cards, the trick is to find the right combination of magical properties that gives you the best advantage. Ah, fondamentalmente in questo gioco tutto ruota intorno a queste carte magiche, che sono peraltro la sua specialità. Armi, abilità, eccetera, tutto legato a queste carte che noi dovremo trovare, utilizzare, abbinandole nella maniera più utile per quello che è il nostro personaggio. Per cui cambia le carte. Non possiamo fare niente nel momento, chiaramente. È ancora tutto a caro amico, come si suol dire. Che cosa vuole ancora la tipa? Change card. Per favore scegli una carta che... ah no, carica carta. Giustamente, vogliamo una pozione. Invece di trovare la pozione semplicemente compriamo un'altra carta. Se la vogliamo caricare, ovviamente ci dà una pozione in più al costo di 100 denari. Vabbè, chiaro. Quindi lei ci aiuta a ricaricare quelle consumabili, quelle che non sono consumabili, chiaramente. Funziona in un'altra maniera. Parliamo con il saggio. Souls venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest, or at least should be resting. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Quickened by some unholy powers, they are haunting the corridors like wild animals, and their courage, virtue, and talents have been replaced with mindless violence. Ending their painful existence will be an act of mercy, if you ask me. Praticamente ci sta dicendo che questi dungeon sono pieni di guerrieri, maghi, eccetera, eccetera, morti, che insomma adesso stanno lì. Tristemente, quindi è una sorta di bestiario questo qua che ci ha fatto vedere. Vabbè, mio caro saggio, io direi, ragazzi, a questo punto che ci potremmo fermare qua veramente. Credo che ci siamo fatti abbastanza idea di ciò che Book of Demons ha da offrire, per cui fatemi sapere cosa ne pensate. Sondaggione in alto a destra per decidere se volete vedere qualcosa in più di questo gioco sul canale. E ovviamente, come da tradizione, trovate il link alla pagina Steam di Book of Demons in descrizione affinché possiate provarlo voi stessi qualora lo vogliate. Detto questo, io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.